Io adesso mi sposto, risalite voi qui, Alfredo anche, perché ci sono domande dal pubblico e quindi cerchiamo di animare il dibattito. Abbiamo ancora, se voi ce la fate con la vostra pazienza, vi ringrazio davvero molto per la partecipazione, diciamo che volendo abbiamo un tre quarti d'ora per chiacchierare, per discutere, quindi prego, se restate qua, mi sposto io che... Sì, forse sono, cioè io sono dilettante di queste cose, quindi diciamo forse dico banalità, però volevo dire alcune cose. Dunque, che mi hanno, ci sono alcuni spunti che sono stati, che mi hanno posto. Ecco, sì. E volevo, cioè, intanto l'ultimo problema degli euroscetticismi, che vari, che mi pare molto giusto, e che mi parrebbe anche rispetto al problema dell'indipendenza, delle spinte all'indipendenza che ci sono, cioè io non porrei tanto il problema se la Catalogna sono euroscettici o non sono euroscettici, io porrei piuttosto il problema che di fronte alla crisi economica, di fronte a un'Europa che non ha il potere, viene vista soltanto come quella che dà le regole, che impone certe, ma che in realtà in un'Europa che non esiste come tale, e di fronte quindi a una forma, da una parte l'impotenza degli stati di fronte all'Europa e di fronte alla politica liberista, e dall'altra il fatto che gli stati sono in realtà l'unica realtà esistente che governa, perché l'Europa non governa. Allora, a questo punto è chiaro che in realtà l'euroscetticismo è una forma di, da una parte di difesa dei deboli, in un certo senso, dei paesi deboli che cercano di, e dall'altra una forma di, invece di difesa dall'altra parte contro i deboli, come quella della Germania, che è una specie di risposta della Lega verso il Meridione, così la Germania rispetto all'Europa, è la stessa cosa. E contemporaneamente la Catalogna o le varie spinte indipendentiste che ci sono in questo momento, che magari ci sono sempre state, ma che sono forti adesso che c'è la crisi, sono praticamente una forma di risposta al potere dello Stato, in un certo senso. E quindi in realtà loro dell'Europa in quanto tale forse non interessa nulla, perché anzi poi in realtà dentro Europa bene o male ci stanno, non hanno il problema dell'Europa, perché non è l'Europa quello che ma lo Stato nazionale. Ecco. E poi invece per quanto riguarda invece quello che diceva la campagna elettorale, che non è stata, non si è parlato di Europa. È chiaro che se non si parla di Europa mai, non è che in campagna elettorale si comincia a parlare di Europa. In campagna elettorale, per avere voti, bisogna essere nazionali per forza. Perciò è chiaro che il problema non è andare a vedere quello che succede nei telegiornali a maggio, ma il problema è perché di Europa in realtà non si parla mai, perché è proprio questo poi. E per quanto riguarda invece il fatto che si sia personalizzata, in realtà io contesto che si sia personalizzata, perché il tentativo, mi pare di aver sempre capito questo, che la personalizzazione della candidatura era un tentativo, forse ingenuo, diciamo così, di costruire l'Europa, nel senso che a questo punto, di fronte a un'impossibilità di riuscire ad avere un'Europa politica, il fatto di dare un candidato unico europeo in un certo senso era visto come un tentativo di costruire questa Europa, tant'è vero che poi alla fine il Partito Socialdemocratico, pur di avere, di cominciare a dire esiste un'Europa, e quindi si comincia a dire Europa come, anche se timidamente, si è accettato uno Juncker, che era il candidato del Partito Popolare. Vabbè,
E quindi appunto Europa come in questo senso, cioè non è che, quindi la personalizzazione in realtà la gente che non sapeva neanche chi era, che si votava per Juncker o per Schmidt, non c'è stata questa personalizzazione, è stato un tentativo politico di costruzione dell'Europa in una situazione in cui non ci si riusciva. Io sono Wanda Boucher, sono una fisica. Ah, scusate, le risposte vogliamo fare un po' di... Allora, sì, Giuseppe Allegri. Dunque, no, va bene, mi pare un livello eccellente di discussione. Mi andrebbe di fare una provocazione solo, diciamo. Una provocazione, diciamo, un po' a tutti gli intervenienti, diciamo, ecco, anche se poi un po' orientata più anche a Claudio, ecco. Allora, perché? Dunque, secondo me c'è un vizio di fondo, diciamo, che le strutture dell'Unione Europea sono ancora ancorate alla sua origine, diciamo, che è quella di bloccare il conflitto fratricida franco-tedesco che dal 1800 e passa fino alla Seconda Guerra Mondiale ha fatto di questo continente una sorta di bara per milioni di persone, d'accordo? E si continua a mantenere quell'orizzonte, diciamo, di arginare quel conflitto lì dal punto di vista proprio, diciamo, tra virgolette ideologico, che porta dietro ancora oggi a nominare un Juncker che è figlio dei sei paesi fondatori di fatto dell'Unione Europea, insomma, no, lussemburghese, per giunta paradiso fiscale, va bene. Cioè, secondo me questo aspetto è stato un po' forse sottovalutato nelle ricostruzioni, cioè la struttura dell'Unione Europea e l'Eurozona, perché poi c'è anche un conflitto tra Eurozona e Unione Europea, non si è adeguata a quella cesura degli anni zero, che è una vera e propria cesura. Secondo me il buon Prospero, non mi dispiace che è andato via, io spesso non concordo con molte cose di Prospero, questa secondo me è molto azzeccata, cioè negli anni zero c'è stata una cesura gigantesca, da una parte un allargamento a est che è passato sotto il beneplacito degli Stati Uniti d'America, ok, adesione alla NATO, per rompere l'Unione Europea come spazio di azione globale dentro il post 11 settembre, perché e comunque dentro le guerre globali che si portavano avanti, ricordiamoci Habermas e Derrida, il dibattito del 2003, no? La vecchia Europa contro la potenza militare americana, d'accordo? E la cesura, secondo me, però questo bisogna che ce lo ridiciamo, anche se io su questo purtroppo batto da ormai 10 anni, il referendum del 2005 è stata una prova generale sovranista di alleanza anti-europeista tra l'estrema destra populista e la sinistra anti-europeista. Nel 2005, il 29 maggio 2005, a Parigi, la notte, a Piazza della Bastiglia, c'erano le bandiere francesi di Le Pen insieme alle bandiere rosse dei trotskisti. Se dimentichiamo sta cosa, facciamo torto a noi stessi. E quella è stata una prova generale. Poi c'è scritto Colin Crouch, c'è scritto Klaus Hoff, Habermas e via dicendo. E adesso arriviamo a questa cesura di quegli anni lì, diciamo, si è ulteriormente... radicalizzata con la crisi del 2008, perché sulla crisi del 2008, Claudio, cerchiamo di capirci su questo, perché c'è stata un'ulteriore cessura, cioè si è introdotto un vero e proprio diritto europeo dell'emergenza, governato prima ancora dall'asse carolingio, diciamo, franco-tedesco, su cui si è formata l'Unione Europea, Merkel-Sarkozy. Dato via Sarkozy è diventato Merkel con i paesi, con i paesi del nord Europa, cioè la Finlandia e gli altri, che hanno introdotto il Fiscal Compact, l'ha detto benissimo, è un trattato internazionale che esula dall'Unione Europea, e cioè tuttora, quindi sono due cesure. Evidentemente faccio la parte di quello che appunto del rompiscatole che difende l'Unione Europea delle origini, diciamo, ci sono state due cesure, insomma il terrore
contro, ma lo stesso terrore di Merkel, Weidmann e Schäuble contro Draghi. Arriva questo italiano, la BCE, che ci viene a rompere le scatole, e il conflitto alla Corte di Lussemburgo contro gli OMT e via dicendo. Insomma, manifesta questa. Allora, io la mia provocazione, e chiudo su questa domanda che vi farei, è che forse bisognerebbe continuare a fare l'Europa contro le gelosie nazionaliste, contro gli stati, contro soprattutto i pregiudizi nazionalistici. Il professore dalla Grecia, ma mi sembra secondo me anche dall'analisi sulla Catalogna, no, ci racconta appunto come questi pregiudizi nazionalistici insomma continuano a mietere vittima, diciamo, no? Allora io recupererei di Balibar quella cosa sull'interregno europeo. Secondo me lui dice, no, cioè è morto qualcosa, non è nato ancora, riprendendo la formula di Gramsci. Ecco, l'Europa si trova in una zona di interregno. Il circuito intergovernativo continua a dominare contro il circuito comunitario. L'eurozona potenziata dal direttorio del nord Europa continua a cercare di governare in una situazione di emergenza, appunto un diritto dell'emergenza. Come se ne esce? Secondo me recuperando quell'ottica federalistica, non evidentemente nell'ottica forse un po' troppo astratta, ma in realtà no, in quegli anni non era per nulla astratta, perché era una lotta antifascista prevalentemente, cioè quella di Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, diciamo. Però cercate di ripensare invece il federalismo come la sua origine, che è quella del fedus, del patto, che scavalca il livello statuale e cerca invece di ripensare da una parte il livello locale. No, l'esempio della Catalogna, era, diceva bene Paola, uno dei quattro regioni cosiddetti motori dell'Europa negli anni 90, no, c'era proprio un'associazione, la Baviera, se non mi ricordo male, la Lombardia, la Provenza e la Catalogna. C'è stata una grande, penso a proposito di Catalani, Emmanuel Castells, no? Una grande anche analisi dal punto di vista di cercare di pensare l'Europa delle città contro gli stati-nazione. Allora, secondo me, l'ottica federalista ci permetterebbe di recuperare, tra virgolette, sovranità, seppure è un termine che a me non piace molto, verso il basso, come spazio di autogoverno territoriale, e dall'altro invece di recuperare lo spazio finalmente, definitivamente, contro gli odiosi pregiudizi nazionalistici, diciamo, quindi l'ottica post-nazionale. E chiudo con una che è quella che è una provocazione, appunto, perché mi ha fatto ripensare, però in realtà non sto leggendo sti giorni perché vorrei provare a capire se si riesce a ripubblicare. Claudio, quando citava Chabot, e invece questo è Saitta, il famoso libro dalla Repubblica Cristiana agli Stati Uniti d'Europa, scritto nel 45, e la provocazione di Saitta era proprio questa qui, finiva dicendo prendeva uno scritto di Consiglierà, il furierista Consiglierà, il quale diceva che abbandona la tesi del ruolo pacificatore ed unitario della Francia 1850, sul quale tutta la spinta del corso dell'Ottocento cercava di portare la Francia come esempio di nazione, di Stato che trainante l'Europa ribelle, mettiamola così. Quindi abbandona la tesi del ruolo pacificatore ed unitario della Francia per asserire che i popoli devono realizzare la grande confederazione europea senza e anche contro la Francia, ormai in piena reazione. Allora, secondo me forse un piccolo compito che potremmo darci, e mi dà l'idea che questo laboratorio intorno al progetto, appunto, che sta portando avanti Paola, potrebbe essere uno spazio attraversabile da questa spinta, diciamo, sia quello di condividere come ricercatori, studiosi, insegnanti, docenti che si confrontano anche con le giovani generazioni. Penso a mia figlia, che non può non pensarsi europeista, benché poi sia molto ancorata a Roma, diciamo, che forse lo spazio possibile sia quello di giocare anche con una certa dose di, non di populismo, però di chiara spinta democratica a pensare uno spazio europeo di solidarietà concreta, appunto quel modello sociale europeo di rilancio, di risposta, insomma, d'accordo, alle esigenze e alle domande di giustizia dentro la crisi, proprio probabilmente facendo leva contro le inefficienze, le storture e i pericoli, insomma, delle chiusure nazionalistiche. Altrimenti le risposte, diciamo, non possono che essere quelle dell'epenismo da una parte, diciamo, e su questo, sulla sinistra, io farei, Nicola, cioè non è Tsipras, diciamo, ha candidato una certa Barbara Spinelli, che sta in commissione affari europei, e santa pazienza, lei è europeista, d'accordo? Sarà contro questa Unione Europea, come in parte posso essere, o contro questa Eurozona,
in realtà, però è un europeista che sta dentro la commissione affari costituzionali, che è anche quella più rilevante per le trasformazioni, diciamo. Cioè, io credo che su questo la sinistra ha un po' fatto ammenda anche dell'errore del 2005, o almeno voglio essere un po' convinto di questo, che quell'ottica di difesa gelosa delle prerogative nazionali statalistiche, diciamo, sia, e quindi in questo forse potrebbe starci un spiraglio maggiore rispetto probabilmente alle crisi della metà degli anni zero. Grazie Susana. Salve, buongiorno, sono Francesco Ripa della Sapienza, sono iscritto a una triennale qui in questo dipartimento. E più che vuol dire parlare delle mie opinioni, che possono essere in qualche modo trascurabili, avrei una domanda per i professori che hanno parlato. Vorrei ricondurmi a più o meno qualcosa che ha detto ognuno di voi, che diciamo mi aiuta nella mia domanda. In particolare il professor De Fiores della SUN ha parlato della necessità, citando Balivar, il filosofo francese, la necessità di produrre popolo. Il professore Flogaitis ha parlato di una cosa che mi sta, di una questione che sta molto a cuore. Ha detto: il problema è che non ci conosciamo, parliamo di Europa ma non ci conosciamo profondamente. Chi di noi ha incontrato un lituano o un lettone? Ok? Io, 21enne, l'ho fatto, sono stato in una tavola nella città di Barcellona dove ho fatto l'Erasmus, ma su questo torneremo in seguito, con danesi, islandesi, svedesi, olandesi, francesi, tedeschi allo stesso tempo, ma su questo ritorneremo più tardi. Il problema è che non ci conosciamo, quindi. Va bene. Come? Il lettone, una ragazza ha detto, anzi due, ma questa è un'altra storia. Ok, è il professor Prospero, grande, il progetto europeo soffre per la carenza di iniziative politiche. L'integrazione ha dato una bella definizione, costruzione di parametri sociali omogenei. Ecco, io chiedo, non parlando di politica ma di politiche, che come il professor Ferrera dell'Università Statale di Milano definisce corsi d'azione, no, dei governi, per un obiettivo. Conoscete una politica di integrazione europea che sia più luminare, più immaginativa, più efficace del progetto Erasmus? E in qualche modo come potrebbe essere utile implementare questo obiettivo? Perché se si parla di politica e non si parla di politica, quindi di azione effettiva dei governi, è fuorviante, perché è l'azione che porta all'obiettivo. E poi una domanda più, ecco, invece sulle politiche, sulla politica. Non credete sia profondamente ingiusto che quando siano state, ecco, messe in corso alcune politiche come quella dell'Erasmus, che è proprio pensata per formare la futura classe dirigente e futura popolazione europea, ci siano dei partiti dei gruppi di persone appartenenti a altre generazioni che ci stanno facendo insomma un torto andando contro il progetto di Europa, si stanno mettendo contro i vari Spinelli, i vari Rossi che hanno pensato, no? Cioè Pasolini nel 63 nella rabbia diceva: eternità dell'Europa, non ti conosce chi ti possiede ma chi ti possiederà. Ecco, i partiti che adesso vanno contro l'Europa non fanno un torto alle prossime generazioni? Questa è la mia domanda, grazie. Buongiorno a tutti, Alessandro Testa, giornalista e frequentatore di Bijour. Io volevo parlare velocissimamente di due cose. Volevo chiedere al direttore Baldazzi se in questa campagna elettorale non è mancato, almeno dal suo osservatorio privilegiato, non sono mancati i sei attori principali, almeno in Italia non si sono visti, a memoria mia,
i sei candidati alla commissione. Cioè, sarà anche interessante che TG2 ci pare della Lettonia o della Finlandia, ma se non ci presenti sei candidati, questo in una campagna elettorale normale non avviene. Cioè, come se Tire Lombardia, quando si vuole per tutte le regionali, ci presentasse che andare in Sicilia, che è interessante quanto vogliamo, ma non ci presenta poi l'oggetto principale del contendere. Un'altra riflessione era invece sull'evoluzione degli euroscetticismi, questo non so chi mi vuole rispondere. Prima è stata citata il caso della Lega, io ricordo però che invece negli primi anni 90 la Lega era al contrario europeista, nel senso che però voleva portare in Europa soltanto la Lombardia, cioè parlava della Lombardia come la Baviera d'Italia. Dopo che l'Italia è entrata tutta nell'euro, progressivamente ha cambiato idea, quindi anche gli altri probabilmente movimenti conosceranno evoluzioni in positivo e in negativo, comunque in vario senso. Ecco, un approfondimento su questo, grazie. Scusa, si chiama come? Sì, grazie, ma io spero di consegnarvi Irene Bregola, sì. Non so come definirmi, nel senso ho svolto un dottorato all'Istituto Nazionale di Studi del Rinascimento e non so, un'universitaria, non so. Spero di svolgere di consegnarvi una riflessione che dialoghi con tutti gli interventi che si sono susseguiti. L'euroscetticismo è certamente una categoria la cui estensione e trasversalità produce una grande ambiguità, come si diceva. Però io credo che si tratti di un'ambiguità in qualche modo programmata e funzionale che consolida quelle coppie di cui si parlava, cioè alto-basso, e legittimi in qualche modo il tecnicismo dell'elite che non solo in questo modo si sostituisce ai soggetti politici europei che abbiamo definito appunto inesistenti, ma impedisce anche che si sorgano e si strutturino, poiché sottrae, a mio modo di vedere, alla narrazione politica prevalente, è emerso anche quando si ripercorreva la campagna elettorale come veniva appunto proposta sul piano mediatico, le ragioni della costruzione di una soggettività che abbia un profilo autenticamente europeo. Tuttavia io credo che questa evanescenza soggettiva di cui abbiamo parlato occulti in realtà una soggettività politica forte, frutto di accordi nazionali, meditata e fondata sulla scelta nella dicotomia tra capitale e lavoro a favore del capitale, sulla primazia della dimensione finanziaria e anche sulla riproposizione di quelle asimmetrie scontate da diversi stati europei, e allude evidentemente all'austerità. Ecco, io mi chiedo, e questa è la domanda, se la crisi diffusa della rappresentanza politica non sia al contempo una conseguenza e un obiettivo perseguito scientificamente nello scenario politico che è stato variamente descritto nelle relazioni e negli interventi, poiché consente evidentemente di compiere scelte strategiche e cruciali, rimuovendo la stessa necessità della legittimazione popolare, e la regressione che si registra nella costruzione e nella percezione di una soggettività collettiva che qui è stata variamente richiesta, e quindi anche l'indisponibilità a dotarsi di strumenti politico-giuridici che contemplino il consenso, credo sveli questa strategia. E l'ultima questione che volevo porre è questa, cioè se l'antidoto, questa è una domanda un po' più, forse un po' più pretenziosa, però se l'antidoto a questa deriva che abbiamo segnalato non sia la rivendicazione di uno spazio continentale che parli finalmente di riformabilità di questa Europa, destituendo di fondamento le opzioni esclusive che ci vengono proposte. È prevalentemente politico. Io non soltanto studio all'Università di Bologna, ma ho, così come tanti di voi, un ruolo e una militanza politica, quindi il mio interesse rispetto a questi temi è anche un interesse immediatamente politico. E quindi arrivo alle due questioni che volevo toccare in maniera molto rapida.
La prima l'ha toccata Irene adesso, riprendendo Prospero, e cioè se il problema è la costruzione di un processo europeo che manca e che abbia un cardine intorno ad una costituzione materiale che deve scegliere tra capitale e lavoro, tra concorrenza e eguaglianza, io penso che, perché questo è l'antidoto allo scetticismo dei popoli e al tecnicismo dell'élite, io penso che oggi la costituzione materiale di questa Europa sia una costituzione materiale che ha scelto, cioè non esiste una neutralità di istituzioni tecniche che fanno politiche che prescindono dalle scelte compiute non soltanto nel processo concreto di costruzione delle istituzioni europee, ma anche già a livello economico a metà degli anni 70, perché quando parliamo di quel ciclo lungo della rivoluzione passiva che dal Washington Consensus porta fino a Reagan, Thatcher e qui in Italia tante altre cose, dalla marcia dei 40.000 in poi, parliamo di processi economici che in qualche modo segnano qualitativamente un processo. Quindi questo è il primo punto, cioè se anche voi non vedete che vi sia già stata una scelta che va in qualche modo contraddetta e rispetto alla quale bisogna, sia necessario opporre una alternativa di marcia. La seconda domanda, che è più immediatamente politica, è questa: noi ci siamo interrogati in questi anni sul fatto che un'alternativa alla critica nazionalista, populista al modello europeo poteva nascere dentro la famiglia del socialismo europeo. Era un dibattito che ha attraversato anche tante culture politiche, sia da destra sia da sinistra rispetto al Partito Socialista Europeo. Cioè sembrava, ci siamo detti, che quello potesse essere il luogo principale di un'alternativa, perché aveva in sé un modello economicamente riformatore, perché proponeva modelli dal keynesismo in poi utili e potenzialmente attuali. Il problema che anche queste ultime elezioni politiche ci consegnano, europee, è che anche nel campo di una alternativa di governo e di un'alternativa riformatrice, il Partito Socialista Europeo, ma meglio la famiglia socialista europea, purtroppo è in crisi. Perché tutti i paesi che hanno avuto esperienze di governo di partiti socialisti sono parte della conduzione tecnocratica e neoliberale che ha prodotto l'austerità e che ha imposto il fiscal compact, il memorandum, eccetera. Quindi io cerco di chiedervi se non pensate, anche a livello, senza uno spirito partigiano, anche a livello proprio da analisti e da analisti esterni, se non pensate che questo spazio, non per una contestazione populistica, ma per una alternativa di governo democratica, progressista ed europeista, non sia oggi in Europa un altro. E l'esperienza di Syriza in Grecia, ma anche di altri partiti che hanno caratteristiche diverse, l'ultimo esempio è Podemos in Spagna, forse alludono ad una tendenza che per chi fa militanza politica è obiettivamente diversa, ma lo dico con una prospettiva interessata, ma che anche sul piano oggettivo crea probabilmente un salto di qualità che va valorizzato e va studiato per quello che è. Maria Romana Allegri, di questo dipartimento, sono ricercatrice di diritto pubblico e dell'informazione. Io avrei una domanda molto più semplice di quelle concettualmente molto elaborate che mi hanno preceduto, una domanda la cui risposta penso che possa essere utile soprattutto agli studenti di comunicazione, in particolare quelli presenti che fanno parte, diciamo, che seguono il progetto Bejour, e una domanda che vorrei rivolgere soprattutto ai professori Flogaitis e Galan, riguarda l'atteggiamento dei mezzi di comunicazione mainstream nei loro paesi, come si rapportano con l'Unione Europea, come lo hanno fatto in particolare nella campagna elettorale che ha preceduto le elezioni europee, se in qualche modo è stato veicolato questa innovazione, che però a mio parere è un'innovazione diciamo abortita, cioè che i partiti politici, tanto europei quanto nazionali, avrebbero dovuto sottolineare nella campagna elettorale e fare presente ai cittadini la loro diciamo affiliazione con un partito europeo, in particolare il loro sostegno a un potenziale candidato della Commissione. E poi estendo questa domanda anche a Baldazzi, se magari dall'alto diciamo del suo osservatorio ha avuto modo di confrontarsi anche con i telegiornali stranieri, si è notato da questo punto di vista qualche differenza rispetto ai mezzi di comunicazione italiani. Grazie.
fatto. No, volevo chiedere ai docenti. Allora, sì, mi chiamo Francesco Barresi, sono uno studente di laurea magistrale in editoria multimediale qui al CORIS. Volevo chiedere ai docenti se volessimo riassumere quali sono le cause principali dell'euroscetticismo, quindi cioè, quali sono i partiti ora che spingono, ecco, sull'onda dell'euroscetticismo e quali sono i possibili scenari futuri. Ecco, cioè, come si possono evolvere, quali, appunto, cioè, quali scenari che si possono immaginare. No, Marchiano vuole fare una domanda. Allora inizio io. Allora, la prima questione, quella forse anche più complessa, la poneva Allegri, adesso non trovo più gli appunti, relativamente, diciamo sì, al processo di integrazione, quelle che sono state le tappe. Ecco, io non credo, ecco, che, ne abbiamo già parlato per altre volte, io non credo che esistano due fasi. C'è una Unione Europea che si costruisce su basi progressive avanzate e poi a un certo punto negli anni zero c'è una battuta d'arresto e così inopinatamente l'Unione Europea cambia strada. Ora, l'Unione Europea nasce come comunità economica europea, c'è alla base un connotato che è quello economicista. Anche quando si parla dei diritti e delle libertà si fa riferimento a questo nucleo essenziale delle libertà, che poi sono le cosiddette quattro libertà, che poi a veder bene è una soltanto che viene declinata in quattro modi, cioè la libertà di circolazione dei beni, dei servizi, dei capitali delle persone, che ha, così, se noi ci sforziamo di comprenderne qual è la dinamica che ne sta alla base, è un sistema di libertà che è complementare alle dinamiche del mercato e del capitale complessivamente. E se per una lunga fase l'impianto, così, sociale nell'Unione Europea, in Europa, ha avuto determinati connotati, secondo me questo lo si deve più agli Stati che non alla comunità economica europea. Cioè dire, noi abbiamo avuto una sorta, come dice Gilpin, di Europa strabica, un'Europa che all'interno degli Stati guardava a Keynes e invece la comunità europea guardava sempre più a Smith. Ora, negli anni zero succede qualcosa, ma succede anche prima, dopo l'89. Questi due processi che erano divaricanti, a un certo punto si realizza una sorta di cortocircuito, c'è un'idea di Europa che prevale dopo l'89 ed è quella dell'Unione Europea, di quell'impianto che invece è Maastricht, è il punto di codificazione di queste dinamiche, l'affermazione di un principio che è quello dell'economia di mercato aperta e libera concorrenza come principio cardine. Ora, io sono, è questo il passaggio che c'è stato, il tentativo di sfondamento è stato questo, e io continuo a dare quella lettura del 2005, del referendum in Francia, in Olanda, il trattato costituzionale, la costruzione di una costituzione europea che continuo a dire, secondo me tutto era quello tranne che una Costituzione europea, erano dei trattati assemblati, però si doveva in qualche modo ratificare una scelta, che fosse una scelta forte, che assicurasse quasi una sorta di legalità costituzionale suprema a quell'impianto attraverso il voto al trattato costituzionale. Che ci fosse, diciamo sì, una sorta di commistione di destra e di sinistra, Peppe, tu sei uno studioso attentissimo anche dei movimenti degli anni 70, sai che la battaglia, non so, sulla legge reale venne fatta insieme dall'estrema destra e dall'estrema sinistra, e non ci fu negli anni 80 Almirante Berlinguer faceva una battaglia contro il decreto sulla scala mobile, quindi questi gli elementi di contraddizione ci possono essere, partono da presupposti diversi, ci possono essere elementi di contingenza che spingono verso una soluzione che però veicola istanze diverse, perché non penso che, come dici tu, i trotskisti e l'estrema destra in Francia veicolassero le stesse istanze, no? Allora, come?
Ho capito, però non è questa, non è questo, questo riguarda i rapporti di forze, che è un'altra questione, interni. Ora, il anche il richiamo, e dopo ne faceva anche Ripa, a Spinelli, a Rossi, il manifesto di Ventotene, non ha nulla a che fare. Se noi leggiamo gli scritti di Spinelli, negli anni Ottanta c'è una critica terribile rispetto a quello, no? Rispetto alle nuove tendenze dell'Unione Europea. Calamandrei in Assemblea Costituente è l'unico che richiama, ispirandosi a Spinelli, no, la logica del Partito d'Azione, la necessità di costituire un'Europa politica, sociale, ma il significato è completamente diverso rispetto a quelli che saranno poi i significati che verranno in qualche modo assunti e veicolati col Trattato di Roma del 57. Calamandrei lo dice, si tratta in qualche modo di consolidare il patrimonio costituzionale dei singoli stati e dargli una dimensione più forte europea. Però se noi leggiamo il manifesto di Ventotene oggi, vediamo che no, la tutela dei diritti sociali, addirittura c'è un passaggio in cui Calamandrei dice la rivoluzione europea sarà una rivoluzione socialista, non è. Insomma, con Trichet io non vedo grandi affinità, insomma, con questo. L'altra questione era quella del balibare e produrre popolo, anche queste questioni complesse che non possono essere sintetizzate in poche battute, provo a farlo. Sì, ho sempre, io penso che dentro la costruzione dell'unità politica ci sia sempre stata un'esigenza di costruire il popolo. Questo è anche i movimenti risorgimentali, anche quello che è avvenuto nella Germania nell'Ottocento, hanno in qualche modo espressi in modo chiaro questo tipo di distanze, questo tipo di modello. In fondo, anche tutta la vicenda dei plebisciti in Italia non era altro che un tentativo, seppure maldestro, un po' sì, con un approccio un po' dilettante, ma era un tentativo di costruire popolo. L'articolo 189 a cui ho fatto riferimento all'inizio oggi della relazione è un tentativo, anche questo, pieno di contraddizioni, ma di costruire popolo, che se si omette riferimento agli stati e si dice che il Parlamento europeo rappresenta i popoli dell'Unione europea, è un tentativo, anche questo, che si realizza sul piano normativo, di costruire popolo. Ora, quello che non voglio cadere nella, no, nella speculazione che è stata tante volte fatta, ma in fondo i popoli non hanno mai scritto una Costituzione, questo è vero, però nella storia del costituzionalismo il popolo è sempre stato un elemento strutturale dal quale non si può prescindere. Cioè dire, dalle esperienze di autogoverno negli Stati Uniti d'America, le esperienze del Terzo Stato in Francia, il proletariato in armi nella Comune di Parigi, i partiti politici nel Novecento, sono tutte in qualche modo espressioni di istanze popolari che poi hanno dato forza e pregnanza alla storia del costituzionalismo e alle costituzioni. Ora, pensare che invece in qualche modo a un certo punto la Costituzione possa essere una costruzione artificiale che possa fare a meno del popolo, io non... dipende cosa intendiamo per popolo. Certo, se noi ci rifugiamo nella nozione etnica, razziale, terre sangue, di impronta tedesca, chiaramente uno non ci si riconosce. Se il popolo invece è un fattore di integrazione, un momento di integrazione fra gli individui, allora chiaramente la questione si pone in termini diversi. La cittadinanza europea è il grande imbroglio su questo. C'è un tentativo di sfondamento che si poteva essere fatto per evitare quel sillogismo stantio, no? I cittadini dell'Unione Europea sono tutti cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, che non significa nulla, cioè sta nei fatti. Poteva essere un momento d'avanzamento, poteva essere affermare che anche i migranti, tutti coloro che stanno dentro l'Unione Europea, sono cittadini europei, e in questo modo scavalcare la mediazione statuale e metterla nell'angolo. Non si è fatto perché chiaramente il ruolo degli stati continua a essere forte e determinante. L'ultima questione, se no prendo troppo tempo, che la poneva a testa, Lega Europa, no? E poi anche la questione di stamattina di Alfredo, che poi era anche richiamato da Paola quando diceva però c'è un diverso atteggiamento perché oggi la Lega è la forza più anti-europeista. Ora, è vero, ma ci sono due diverse strategie nel movimento della Lega, perché
fin quando la Lega ha in qualche modo sperato e puntato, diciamo così, perché nel 96, prima che l'Italia entrasse a far parte dell'Unione Europea, la Lega era convinto che non ci fossero le condizioni, per visti i parametri di Maastricht così stringenti, per entrare nell'euro. Nel momento in cui questo viene meno, anche l'offensiva secessionista, perché l'obiettivo era rompere i vincoli di solidarietà con il resto del paese, l'Italia non ce la fa, ce la facciamo noi, rivendichiamo la secessione su questo punto. Nel momento in cui questa operazione non riesce, la Lega assume connotati diversi, anche l'offensiva secessionista è molto più forte, molto meno forte e penetrante, e oggi è alleata, la Lega parrebbe, la forza più nazionalista che esiste oggi nel contesto politico europeo. Quindi è diverso, perché l'obiettivo invece di tutti i movimenti secessionisti, dalla Scozia alla Catalogna, è puntare nell'Unione Europea, scavalcare la mediazione statuale e avere invece un riconoscimento pieno all'interno dell'Unione Europea. Queste sono un po' le dinamiche che segna tutti i movimenti secessionisti, anche perché lì alla base c'è, forse qualcuno l'ha detto stamattina, una rivendicazione di tipo economico. Non sono le regioni ricche che non sono più disposte ad accettare i vincoli di solidarietà con il resto del paese e quindi rivendicano su queste basi la secessione. Forse ho parlato pure troppo. Sono Alfredo Galán, professore dell'Università di Barcellona. Voi parlate tutti molto bene l'italiano, in modo così veloce che non so se ho capito tutto quanto avete detto. Comunque tenterò di gestire una risposta in modo breve. Soltanto per condividere con voi alcune riflessioni. La prima, alla stregua di quanto ha detto il collega, nel caso della Catalogna, anche della Scozia, quindi di queste procedure indipendentiste, l'idea chiave è che gli indipendentisti sono pro-europei. Questo è un elemento chiaro, non c'è nessuna discussione al rispetto. Ad esempio, la prima gran manifestazione popolare nella Catalogna, che si è fatta l'11 di settembre dell'anno 2012, l'11 di settembre è il giorno nazionale della Catalogna. Allora, circa 1 milione di persone è uscita a manifestarsi sulle strade, e il motto, lo slogan di questa manifestazione era: Catalogna, nuovo Stato di Europa. Quindi dall'inizio si attacca, si collega l'idea dell'indipendenza con l'idea dell'Europa. Nel caso della Catalogna è ancora più evidente della Scozia, perché il processo si fa contro lo Stato e quindi c'è il bisogno, la necessità di cercare l'aiuto nel livello internazionale, soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea. Allora, perché i catalani vogliono l'indipendenza? Questo sarebbe il punto. Perché? Cioè, senz'altro c'è un motivo economico. Cioè, prima delle rivendicazioni indipendentiste, cioè parliamo dell'anno 2011-2012, la rivendicazione del governo regionale catalano era, di fronte al governo statale, era avere un regime fiscale speciale, quello che si chiamava il patto fiscale, e lo Stato ha detto di no. E dopo questa negativa, dopo questo rifiuto statale, le posizioni regionaliste si sono estremate. Quindi è vero che c'è un origine economico nelle rivendicazioni indipendentiste, ma non soltanto. Ci sono anche degli elementi identitari molto forti nel caso della Catalogna. Ad esempio, c'è una lingua propria, il catalano. E sicuramente, e questo vi dico, è la mia opinione, lo Stato centrale non...
non ce l'ha fatto, cioè il modo in cui è agito non è stato il più efficace per evitare questa reivindicazione. Ad esempio, la sentenza della Corte Costituzionale 32 del 2010 è stata una sentenza in cui ha affermato che Catalogna non è una nazione. Questo, che sicuramente da un punto di vista giuridico si può discutere, sì, no, da un punto di vista sentimentale, cioè, non ha senso. Cioè, la maggioranza di catalani sentono che sono una nazione. E quindi quella sentenza della Corte Costituzionale è stata interpretata come un'offesa proprio per il popolo catalano. Seconda idea, molto rapida, il progetto Erasmus. Il progetto Erasmus, per la mia esperienza, sono professore dell'Università di Barcellona e Barcellona e la sua università sono molto di moda tra gli Erasmus per motivi molto diversi, è un progetto di grandissimo successo dal punto di vista dell'integrazione d'Europa, integrazione dell'Europa, integrazione tra gli europei in tutti i sensi possibili. Ma ci sono delle disfunzioni, quindi conservare questo progetto senz'altro, ma forse con qualche modifica. Un paio di esempi nel mio caso. Io sono professore di diritto amministrativo e anche di diritto dell'Unione Europea nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Barcellona. Una università molto grande e di conseguenza ci sono diversi corsi, diversi gruppi, diverse aule di ogni materia. Nella materia istituzioni del diritto dell'Unione Europea soltanto io sono professore in lingua spagnola, in lingua castellana, quindi tutti gli Erasmus vengono da me. Voglio dire, gli Erasmus vengono a fare gli studi all'Università di Barcellona, ma vogliono fare gli studi in spagnolo, non in catalano, ma sicuramente ci sono delle eccezioni. Invece la mia università, l'Università di Barcellona, spende il 95% del denaro che è pensato per gli Erasmus in corsi di catalano per gli Erasmus. C'è qualcosa che ovviamente non va, no? Terza questione, molto rapido. C'è stata una domanda molto diretta sull'atteggiamento dei mezzi di comunicazione rispetto alle elezioni europee. Molto rapidamente, il caso della Spagna. Il caso della Spagna è molto simile al caso italiano, ma forse non così tanto. Nelle elezioni europee non si parla dell'Europa nei mezzi di comunicazione, tranne un aspetto concreto, che è la critica delle politiche di austerità dell'Unione Europea. Questa direi che sarebbe l'unica eccezione. E un'ultima questione. Anche se è parlato qua delle nuove forze politiche. Nel caso della Spagna, è vero, c'è un nuovo partito politico, Podemos. Podemos ce la facciamo, no? Viene del weekend, Yes Weekend. Podemos è stata la grande sorpresa delle ultime elezioni europee nella Spagna. Cioè, ha adesso 5 posti, 5 seggi su 54, parlo di memoria, quindi è stata una grandissima sorpresa. Nelle prossime elezioni generali, statali, che si faranno l'anno prossimo, sicuramente diventerà una delle principali forze politiche. In un sondaggio di ottobre di quest'anno, cioè del mese scorso, in intenzione diretta da voto, è la prima forza politica nella Spagna, la prima forza politica, ha il 17,6% di intenzioni di voto. Il Partito Socialista è la seconda, 14%, e il Partito Popolare oggi nel governo sarebbe la terza con l'11%. È un sondaggio, ovviamente la situazione può cambiare, ma sicuramente marca una tendenza molto, molto chiara. E questo partito Podemos è euroscettico o meno? L'unica cosa chiara adesso, perché non ha un contenuto programmatico
determinato, l'unica cosa chiara è che è contro le politiche di austerità dell'Unione Europea e sicuramente questo ci deve fare riflettere sulla stessa nozione di euroscettico, perché euroscettico non è tutte le persone che sono contro questo modello concreto di Unione Europea. Podemos potrebbe essere un esempio di partito favorevole all'integrazione europea, ma frontalmente contrario al modello particolare e specifico concreto di Unione Europea che ce l'abbiamo oggi. Molto rapidamente, Andrea De Petris, un minuto, solo per riprendere un po' un tema che è stato trattato più volte. Io ricordo negli anni 90, quando appunto le quattro, diciamo, regioni locomotiva dell'Europa, appunto la Catalogna, la Baviera, Lombardia, il sud della Francia, battevano molto sull'idea delle regioni, è appunto l'idea dell'Europa delle regioni, no? Se ne parlava molto. Ma proprio per sfruttare questo canale come strumento sostanzialmente di legittimazione di un'entità territoriale barra nazionale propria che superasse gli antagonismi a livello nazionale, che consentisse, diciamo, di esistere a queste comunità, a queste entità, al di là poi del rapporto con la madrepatria. E appunto, l'hanno detto in molti, e una delle caratteristiche di queste aree erano proprio quello di essere economicamente più trainanti, diciamo, benestanti rispetto alla media europea. Ora, il fatto che in Catalogna, ma sulla Scozia io non sono sicuro che possa essere fatto questo parallelismo, nel senso che è una regione economicamente ricca che cerca di, perché secondo me lì forse entrano in gioco altri fattori, ma comunque rimanendo alle quattro aree, o quantomeno a quelle che ancora hanno mantenuto questa loro funzione, diciamo, di aree trainanti dell'economia, quindi Baviera, Lombardia, Catalogna, ecco, la domanda che io mi ponevo sostenendo queste riflessioni è: ma ammettiamo che si facesse questo salto, quindi che si legittimasse l'entità nazione catalana, nazione Lombardia barra Padania o nazione Baviera, ecco, poi queste nuove comunità che però vogliono stare all'interno dell'Europa sarebbero pronte a caricarsi anche gli oneri di far parte dell'Europa come nazioni, a questo punto nazioni trainanti dell'Europa? Perché per esempio una delle caratteristiche del programma della AfD, che non ho citato per motivi di tempo ma che richiamo qui, che l'Europa delle due velocità, che era quella di cui si parlava ai tempi delle regioni, nel progetto della AfD è diventato un euro a due velocità, cioè l'idea di introdurre delle sotto valute europee a più velocità a seconda, come della tenuta economica delle comunità a cui fanno riferimento. Ecco, non vorrei che il passaggio all'assunzione, diciamo, di entità propria delle comunità nazionali come quelle che abbiamo citato non fosse un modo poi per riportare su un altro livello problematiche che abbiamo già visto negli anni 90 e che, come dire, non sono funzionali a quel modello che citava giustamente Peppe Allegri, che è, come dire, un po' utopico oggi, no? Poi appunto abbiamo parlato di destra e di sinistra e poi vediamo a Tor Sapienza chi c'è, ecco, no? Tanto per andare sul terreno, ora, i nostri ospiti internazionali forse non, o probabilmente non conoscono la realtà, però noi romani sappiamo di che parliamo. E non vorrei che tutto questo si trasformi appunto in un modo per riportare su un altro livello problematiche che è di esclusione dal processo di integrazione, quale che sia, e non invece di ripensamento del processo tout court. Basta. Grazie. Per rispondere a Maria Romana, Syriza significa coalizione di sinistra radicale. Syriza aveva tradizionalmente più o meno 4% dei voti e adesso ne ha più o meno 20%. Per andare dal 4% al 20% ha avuto chiarire in molto chiari termini che è per l'Europa, per l'euro e per una soluzione che sarebbe la sua, però una soluzione nell'euro. Allora, ecco perché ho detto dall'inizio che euroscetticismo
nel senso di non essere nell'Europa o di non essere nell'euro, in Grecia non esiste. E la televisione, canali statali, canali privati, non hanno mai messo in questione l'appartenenza della Grecia nell'euro. Secondo punto, la Scozia. Se posso dire due cose, la Scozia è un caso molto particolare perché dimostra una volta di più l'arte inglese di governare. Ricordo che gli inglesi chiamano questo processo devolution, hanno inventato un nuovo termine per non dare nessuna occasione per pensare al decentramento, al regionalismo, hanno inventato il termine devolution. Il devolution è stato fatto con leggi normali del Parlamento inglese e soprattutto con memoranda of understanding e quello che chiamano concordati, cioè documenti che erano firmati da partiti politici o da personalità importanti nel momento della devolution, cioè qualche cosa che per mio paese non sarebbe neanche pensabile. Nel mio paese fare un gentleman's agreement non significa nulla nella politica greca, però in Inghilterra questo era possibile e hanno fatto poi dopo alcuni anni hanno fatto un referendum che io ho detto quando hanno fatto il referendum che questa volta la Scozia è veramente vinta democraticamente dagli inglesi, perché la prima volta erano vinti nella battaglia di guerra. Adesso questa cosa è finita, c'è un Regno Unito con il voto del popolo di Scozia, però questo è un esercizio che non sarebbe possibile nel continente. Andiamo al Catalogna. Perché non sarebbe possibile in Catalogna? Scusi per entrare in cose che forse non conosco così bene, però dobbiamo non dimenticare che la Francia e la Spagna sono stati che erano creati sin dal 400 tra battaglie, tra espansionismo di una certa corona in Francia e di una certa corona in Spagna, e era solo dopo, secoli dopo, che hanno inventato una nazionalità francese o una nazionalità spagnola. In Francia la metà della Novara è in Francia, l'altra metà è in Spagna. La metà del Paese Basco è in Francia, l'altra metà è in Spagna. In termini nazionali del termine nazione, questo non è possibile, e purtroppo lo è. Perché lo è? Perché dopo l'Ottocento, con la grande rivoluzione francese, hanno creato questa nozione di nazione francese, che significava in verità popolo francese, cioè popolo della Francia, cittadini della Francia, e hanno creato un paese con un mercato comune, come adesso stiamo creando un mercato comune in Europa. Lo stesso è stato fatto in Spagna. E così non è esattamente lo stesso processo come in Inghilterra. Che voglio dire? Voglio dire che nei nostri tempi, siccome ogni regione ha la sicurezza dell'Unione Europea, non ha più bisogno della Spagna, non ha più bisogno di Parigi.
E così ognuno che una volta l'Aquitaine, o l'Aquitaine cosa aveva in comune con la Normandia? Forse niente. Però ognuno quando diventa ricco non vuole più pagare per gli altri. Era questo il punto in Scozia, hanno l'olio. Non so se questo è il punto della Catalogna. Forse domani in Grecia, se noi nel mio regione, nelle isole Ione, diventiamo ricchi perché adesso cercano l'olio. Vorremmo di nuovo lo stato degli sette isole Ionie che era creato dalla conferenza di Vienna in 1815. Un ultimo punto. La storia ci fa ricordare che storicamente ci sono stati due concetti per l'Europa: il sistema continentale e il sistema inglese. Il sistema continentale ha prevaluto nei 20 anni dopo la rivoluzione francese, soprattutto nell'epoca di Napoleone. Napoleone ha riunito l'Europa sotto l'egemonia francese in un sistema continentale che escludeva, ben inteso, l'Inghilterra. Però Waterloo l'ha vinto e così l'Europa è diventata come la voleva l'Inghilterra. L'Unione Europea è la riproduzione storicamente del sistema continentale. E vi ricordo che De Gaulle non voleva gli inglesi in questa Europa del sistema orientale. Sarebbe una coalizione di Francia con la Germania, con altri. Questo è il sistema continentale di Napoleone in nuovi termini. Però l'Inghilterra è nell'Unione Europea e adesso l'Inghilterra ha risolto i suoi problemi, ha risolto il problema della devolution adesso con il referendum e ha risolto una cosa che si dimentica in Europa, ha risolto una volta per sempre il problema del suo debito verso gli Stati Uniti di America per il debito della guerra, cioè gli Stati Uniti di America non hanno fatto pagato i tedeschi, però hanno fatto pagato gli inglesi sino all'ultima lira tutti i contratti di debito che hanno firmato per la Seconda Guerra Mondiale. Questo alcuni anni fa, non mi ricordo più della data, questo è finito, hanno pagato tutto gli inglesi, sono liberi di questo. Allora gli inglesi ritorneranno nel nostro discorso e penso che ritornano con questo blackmail, come si dice? Ricatto che stanno facendo. Forse usciremo dall'Europa, c'è un referendum in alcuni anni per uscire dall'Europa. Secondo me questo referendum si organizzerà per imporre all'Europa un concetto inglese dell'Europa che verrà. Questa Europa non penso che andrà da nessuna parte senza quella novità che verrà da Regno Unito. Grazie. Tre secondi per tre risposte. Una decina di giorni prima del voto, La Stampa, che forse è il quotidiano italiano più classico e anche fatto meno peggio rispetto al degrado complessivo della stampa di carta stampata, ha fatto in prima pagina un pezzo sui liberali, sul candidato liberale in commissione, mettendo la foto di Juncker.
Quindi non solo noi non conoscevamo, gli italiani o gli altri cittadini europei non conoscevano questa battaglia soft tra i vari candidati più o meno lontani tra di loro, ma non lo conosce neanche il mondo dell'informazione. Ovviamente è un errore, ma è un errore sintomatico. Allora, una cosa non detta, ma che va appunto precisata, i media italiani tutti sono improvvidamente, insulsamente filoeuropei. Non è esistito un canale televisivo, se non qualche sporcatura su alcune testate Mediaset, quelle pierine che amano, come dire, la polemica e la provocazione, diciamo, che ha poco di giornalistico e molto più di satirico, no? Che abbia avanzato una battaglia contro l'Europa. Ripeto che anche i soggetti euroscettici non hanno loro parlato di Europa scetticamente. Quindi questa particolarità del sistema comunicazionale, comunicativo italiano è veramente tale, cioè è un fatto specifico. Per gli altri paesi, per quello che ho potuto spizzare, è evidente che prevale l'elemento dell'interesse nazionale, ma è altrettanto evidente che in Germania, seppure con qualche imbarazzo da parte dei socialdemocratici, la proposta tedesca ha una valenza europea forte, nel senso che i cittadini tedeschi sanno che cos'è in gioco nella vecchia o nuova Europa, cioè la loro preminenza economica, che va in qualche misura garantita, non certo, diciamo, gli scenari ipotetici e futuribili dell'Europa Unione dei Popoli. In Gran Bretagna sappiamo benissimo, i risultati ce l'hanno detto, che comunque c'è. Non si può fare la gara tra chi è meno europeista, tra Cameron e Farage, ma insomma c'è una dimensione anti-europea strisciante o evidente molto forte, e quindi la campagna elettorale britannica ha comunque avuto, non al centro nel senso della discussione, ma dietro quantomeno la dinamica europea. In Francia abbiamo visto cosa è successo con Le Pen, da noi proprio non cale, I don't care. Anche perché, spieghiamoci, io ho provato a chiederlo quando nelle mie presenze pubbliche o televisive a qualche esponente, non so, di Forza Italia, un partito più o meno organicamente europeista, almeno a parole, ma che differenza c'è tra voi e Renzi sull'Europa? E nessuno sa dirti nulla. Cioè, non c'è una dinamica italiana sull'Europa, anzi Renzi forse dopo le elezioni europee è diventato il campione di tutti, anche se metà dello schieramento politico non può dirlo perché è avversario in logica interna. Siccome si è parlato un po' di storia e poi la professoressa Marsocci mi aveva presentato, io cerco di salire di grado, no? Con una tradizione, diciamo, da storico e non solo da giornalista, io vorrei riesumare per un attimo il grande presidente Saragat e dire realisticamente, parlando di Saragat, ma parlando anche di una tradizione che, ahimè, è leggermente marxista, che non è quella di Saragat, che il destino cinico e baro ci insegna che i passi in avanti si fanno dopo i drammi. Purtroppo per gli amici greci il dramma greco non è bastato, il dramma del popolo greco non è bastato. Ma altrettanto purtroppo, peggiorando la situazione economica e scindendosi, dissolvendosi come nell'acido quello che è l'elemento caratteristico che l'Europa ha prodotto negli ultimi decenni, cioè un welfare abbastanza diffuso, quanto più i popoli europei staranno male, e solo dalla malattia dei popoli europei potrà nascere, non è un invito o un auspicio, ma insomma è un dato di fatto, potrà nascere un salto di qualità, senza prescindere dagli aspetti economici, perché i grandi pensatori dell'Europa poi molto concretamente come prima produzione hanno realizzato la CECA, cioè la Comunità Europea dell'Acciaio e del Carbone. Quindi non si può, diciamo, i famosi compiti a casa sono comunque una dinamica da cui si deve partire, ma siccome i compiti a casa, proprio perché fatti e magari perché fatti bene o meglio, rovineranno di più l'Europa, quelle dinamiche, diciamo, escatologiche rispetto a che cos'è o che cosa non è oggi l'Europa, verranno a galla solo, purtroppo, scusate l'espressione un po', come dire, enfatica, verranno fuori grazie o per colpa del dolore degli europei. Non vedo altre soluzioni e credo che sarà un processo quantomeno decennale prima che si passi per emergenza sull'altra sponda.
Grazie a tutti. Siete stati bravissimi, vi ringrazio molto. Ovviamente Opolis prosegue, siamo sul web, quindi ci vediamo per i prossimi incontri. Grazie davvero per la pazienza e per l'attenzione, grazie ai nostri colleghi che hanno fatto le riprese.